Ciao a tutti, ciao, bentornati sul mio canale. Allora, oggi nel video di oggi, come avete letto dal titolo, parleremo di profumi e parlo delle ultime dei profumi che sono usciti nel 2023. Siamo alle sgoccioli della fine del 2023 e quindi mi andava di parlare di questi profumi che sono tutti usciti nel 2023 e quindi così avete l'idea chiara per il regalo di Natale, se volete profumi, questi profumi commerciali e due ciò qui di nicchia. Una soprattutto è molto molto alla portata di tutti, se vogliamo, soprattutto se la trovate ancora, ma penso di sì e spero di sì, perché secondo me è il profumo da avere, quindi partiamo. Ma prima di cominciare voglio ringraziare tutti indistintamente, nuovi iscritti, vecchi iscritti, grazie, 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 grazie. Allora, il primo profumo che lui, a dire la verità, è stato presentato dalla sua mamma, Mr. Nerelli, Cristiana, è stato presentato nel 2022 quando è uscito, ma io l'ho acquistato nel 2023, quindi per me è un profumo del 2023. Questo è Hop, lo dovete avere, trovatelo, cercatelo, secondo me un'email a Mr. Nerelli, perché secondo me lo trovate ancora. Hop lo dovete avere, Hop è una creazione spettacolare, da cominciare dal liquido, dal colore del liquido, che non c'è colorante, è un liquido dovuto a tutti le sue legni preziosi che ha dentro, e le essenze, le note di questo profumo fanno sì che Hop abbia questo colore. Questa bottiglia tutta bella liscia che amo, questa etichetta, questa chiave, tutto molto animalier secondo me, con molto gusto e con molta semplicità. Ma parliamo di Hop è un profumo che rispetta in tutto e per tutto l'ambiente, quindi questo è una grandissima cosa e lo adoro, lo amo la follia. Allora, non ci sono coloranti, come ha detto, è dovuto a tutti questi legni preziosi che ha dentro. In testa troviamo l'aldeide e la mandorla, quindi top top top, con un cuore di assoluta di cioccolata, ambra, rosa e un tocco di cocco che dà, si sente quasi niente, è un cocco che è stato messo lì per dare arrotondità al profumo, per elevare quella dolcezza della cioccolata, perché Mr. Nerelli sappiamo che è una grande golosona, che gli piace i profumi gourmand, però è un amante di tutti i profumi, ha voluto per il suo profumo forse un gourmand, ma anche no, un gourmand è la partenza, ma dopo subito un profumo elegante, un profumo speziato, un profumo molto caldo, perché troviamo nel cuore assoluta di cioccolata, ambra e cocco, ma soprattutto nel fondo troviamo la vaniglia, il muschio, la fava tonka, legno di sandalo, legno di guaiaco, cedro dell'India, benzoino, e quindi è un profumo che ha una ricchezza immensa dentro al suo liquido. E lo consiglio tantissimo per un bellissimo regalo da farsi o da farsi fare per Natale, perché è spettacolare, poi sparisce e quindi secondo me è da avere. Non ho detto il trucco, sto indossando questa palettina di Nabla, questa qui, se la vedete bene. E poi le labbra, una matita con questo rossetto, con questo gloss di Dior. Me l'ero scordato, scusate. Poi dopo di Hop, che adoro, un altro profumo, e questo è un pochino con prezzo più alto, ma è un altro profumo che ci possiamo regalare o far regalare per Natale, perché anche questo è meraviglioso. Loro sono le mie youtuber preferite e ce n'è una terza, ma lei ancora il suo profumo non è uscito, e quindi ora parliamo di mi viene il nome di Karina
questo è il suo profumo in collaborazione con l'avevo messo e lei è di Santo Domingo in collaborazione con Navitus. Invece Mr. Nerelli, il suo profumo, me l'ho scordata, è in collaborazione, ora sì ce lo trovo, me lo dico, è in collaborazione con Profumaides, Profumeides. Invece Scarina, carina, è in collaborazione con Navistus, che tanti youtuber americane, sudamericane, hanno fatto diversi profumi. C'è quello alla cioccolata, mica, mi piacerebbe tanto prenderlo, ma non lo so perché costa su 100, quasi 90 euro, ma io l'ho preso quando è uscito, che c'aveva il super sconto e l'ho pagato molto meno, su 160 se non mi ricordo. Questo è un profumo, Carina è una ragazza di origine dominicana, di Santo Domingo, ma abita in Germania e ha un canale con lingua spagnola. Questo è un profumo especiato caldo, è un profumo dolce, è un profumo mielato, soprattutto mielato, è fresco ma al suo tempo è un profumo fruttato, fiorito, vaniliato e legnose, e legnoso. Nelle sue note troviamo il miele, l'axolotl di frutti asseccati, quindi frutti secchi, ma soprattutto troviamo questa albicocca e questa vaniglia. Poi troviamo un cuore di senzero, quindi dal piccantino dello senzero, la violetta, il rum e lo senzero e lo zafferano. Anche qui troviamo un profumo un po' woozy perché c'è questa cioccolata con questa nota alcolica che non viene dichiarata nelle sue note, ma c'è nelle sue note, c'è nelle sue, nel profumo quando viene indossato, viene, si sente questa cioccolata un po' licorosa. Anche qui troviamo la parte licorosa, ma troviamo anche il zafferano, questo rum, questa violetta, questo zenzero. Chiude con una base, c'è cioè un po' di abbassamento della voce perché siamo andati a ballare, quindi c'è un abbassamento di voce. Chiude con una base di toffee, fava tonka, vaniglia del Madagascar, caramello e cioccolata fondente. Questo è un altro profumo che io vi consiglio tantissimo per farvi regalare o farvi autoregalare per Natale. Lo trovate sul sito dei Navis, di Navitus Profan. Poi andiamo ai profumi commerciali, che sono quelli che sono usciti in quest'anno, in questo anno 2023, come questi due, come soprattutto questo è uscito nel 2023. E l'ultimo arrivato dove l'ho messo, che penso che sia uno dei miei preferiti, The Interdict Eau de Parfum Rouge, ultimo di Givenchy. Amo, adoro, amo, come tutti i profumi di Givenchy, ma questo in particolare lo adoro, mi piace da impazzire, adoro. Questo profumo c'ha accordi fioriti, c'ha tuberosa, cocco, agrumato, animalico, speziato, caldo e chi più ne ha più ne metta. Ha molta assomiglianza, un po' il DNA di tutti Interdict, perché c'è fuori questa tuberosa che io lo amo. Tutti i profumi, tutti Interdict le amo, tutti i profumi di Givenchy le adoro. Hanno questo che mi fa impazzire. Stupendo, stupendo, stupendo. Anche la bottiglia tutta rosa così. Qui troviamo, in testa troviamo questo fiore di arancio con tunisino, con questo gelsomino di Sambac e poi troviamo questo neroli, sempre tunisino. Adoro. Poi troviamo nel cuore la tuberosa indiana e la fava di cioccolata. Poi nel fondo troviamo ambrosan, foglie di patchouli, indonesiano, vetiverde, Haiti e tabacco. Questo è un profumo bellissimo di farsi regalare, di farsi autoregalare per le feste di Natale. Chi si vede nel mio gusto sa che questo è un mai più senza. Sai che questo è uno da avere top. Top, top, top. Amo
infinitamente, perché ha questo odore elegante, cremoso, fiorito, ma ha questa cremosità e un po' di dolcezza dovuta all'ambrosan, questo tabacco, ma questi fiori di arancio, questo gelsomino, è un profumo super, super, mi dà un'adrenalina, è bellissimo secondo me, è stupendo. Poi un altro profumo uscito, mi sembra la primavera di quest'anno, del 2023, è uno delle flanker di Live Look di Dolce & Gabbana, e qui abbiamo Summer Vibes di Dolce & Gabbana, da cominciare dal packaging che è spettacolare, e poi è Live Look più, secondo me, la mia memoria, fresco ma succoso, questa nota di fiore, di agrumi, di fiori bianchi, ma di agrumi dolci, è molto bello, è molto bello, è agrumato, è legnoso, è fruttato, è aromatico, è dolce, perché ha questa parte molto agrumata ma accompagnata da delle note che danno dolcezza, perché ci abbiamo sì il bergamotto di Calabria in testa, ma ci abbiamo nel cuore questa pesca che dà dolcezza a questo bergamotto, perché il bergamotto è meno asprino ma molto profumato, quindi questa pesca gli dà dolcezza, ma questo odore di pesca molto fresco ma dolce. E poi chiudiamo con questi legni per far sì, per arricchire il profumo e far sì che questo profumo diventi un profumo sì fresco, agrumato, ma se vogliamo anche un profumo d'estate bello elegante. Quindi io lo adoro, adoro come tutti i profumi di Dolce & Gabbana, amo tutta la linea dell'iBlook, la adoro. Questa è stata una bella edizione, secondo me un pochino più dolce, ma soprattutto il packaging fatto così a mosaico è stato bellissimo e sono contenta di averlo acquistato, che appartenga alla mia collezione. Top. Poi andiamo su una delle ultime, ultime uscite da Dolce & Gabbana che ha fatto, boh, tutti ne hanno parlati e io vedo anche una certa somiglianza anche in lui. Parliamo del Devotion di Dolce & Gabbana. Qui va preso subito solo per la bottiglia, tanto è la prima caratteristica che mi ha fatto fare wow. Ero convintissima che che mi sarebbe piaciuto, perché io amo i profumi di Dolce & Gabbana, ce l'ho quasi tutti. Qui troviamo un misto di questo, ma più dolce, perché qui troviamo la vaniglia, che è un dolce, che ha i fiori bianco, troviamo che è un talcato, è un agrumato, ma soprattutto troviamo che è un profumo con note di lampone candito, quindi un lampone candito in testa. Poi troviamo nel centro i fiori d'arancio, la panna cotta, e poi troviamo una nota di rum. Poi nel fondo troviamo tanta vaniglia, e io so che il creatore di questo profumo ha dichiarato a una youtuber sudamericana, che si sono sentiti perché lei ci ha parlato chiedendole, e lui ha dichiarato che essendo un profumo creato da lui per delle stiliste italiani, ha inserito in questo profumo la nota del panettone e la nota del limoncello, perché sono due prodotti italianissimi. Infatti la dolcezza, secondo me, viene da questo panettone, che c'è tutta questa roba candita dentro. Infatti qui ti dà il limone candito, non il lampone, scusa. È il limone candito. Sappiamo che il panettone è pieno dentro di candite, di limone, aranci canditi dentro, e qui c'è il limone candito, e per me c'è il panettone, come ha detto lui. Poi la parte liquorosa la dà, come ha detto lui, del limoncello, quindi questo è un profumo molto fresco, però molto dolce e anche cremoso, dovuto a questa panna cotta, e è un profumo, secondo me, da avere. Quindi un bellissimo regalo, ma un bellissimo regalo per Natale, questo cuore dorato, questo cuore sacro, è stupendo. E quindi che miglior regalo per Natale che avere un cuore sacro nelle nostre mani. Vado veloce perché sono tanti. Poi un altro arrivato
20 giorni nella mia collezione, la B&B Iris Absolute dell'Ancon. Ho anche qui quasi tutti i profumi di Lancôme, non tutti, ma quasi tutti. Mi piacerebbe tanto anche quello dorato, ma spero che cali il lavoro con il Black Friday. Ma stanno calando tutti, ma io ora non ho soldi, devo aspettare il primo di dicembre. Secondo me il primo dicembre il Black Friday è finito e i profumi salgono un'altra volta alle stelle. E vabbè, se non ce la fa a prenderlo, pace. Questo è un bellissimo profumo perché esce un po' del DNA di tutti questi profumi della Via Belle, perché c'è una carica di iris dentro molto accentuata. È un profumo dovuto a questo iris molto talcato, bellissimo, bellissimo, dolce ma talcato, polveroso, con questa nota di rossetto, di cipria, di cassetti dove conserviamo e teniamo il nostro make-up. Qui sono accordi di iris, frutta, dolci, legni, talcato, tè rosso, viola, fiori bianchi, patchouli e fioriti. Troviamo in testa di questo profumo, troviamo le note di ribes nero, fico, fiori di arancio, e poi troviamo fiori di arancio e gelsomino nel centro. Poi nel fondo troviamo iris assoluta, accordi gourmand e patchouli, ma troviamo i fiori di arancio già sia in testa che nel cuore, e anche il fico e il ribes nero da questa dolcezza, ma questa cosa un po' asprina. E poi il gelsomino, gente, lo sapete il mio amore per il gelsomino e l'accordo di gourmand, il patchouli e l'iris, ma la cosa che dà più questa parte, se vogliamo, polverosa, che sa di make-up, di rossetto, questa parte, questo concentrato di iris e fiori di arancio che ha questo profumo, è bellissimo. A chi non piace la B&B il classico, questo è un flanker che secondo me non ha niente a che vedere con il classico. Questo è molto più cipriato, con questa nota di iris molto elegante, e amo, e adoro, e adoro. Ieri sera ero a cena della mia cognata e del mio cognato, siamo andati dopo a ballare, tutta la sera mi diceva questo profumo che era buonissimo, che mi stava benissimo, che si sentiva tantissimo. Non dico altro. Poi uno che da quando è uscito lo volevo, la mia collezione, è uscito all'inizio del 2023 e io l'ho acquistato ora, 20 giorni fa, quando ho acquistato diversi di questi perché erano calati il prezzo su Marie Anne. Stiamo parlando di un profumo di Carolina Herrera, Gold Blush di Carolina Herrera. Questo lo volevo un po' per il Pegasi, perché è rosa, adoro il colore, questo rosa cipriato, ma poi per il profumo, perché è un profumo molto carino. È un profumo che puoi usare tutto l'anno, se ti piacciono i profumi fioriti, delicati, elegante. Anche lui sa di cosmetico, lui sa di eleganti, di fiore. È un profumo che puoi usare tutto l'anno, ma che io personalmente preferisco per il periodo primavera-estate, settembre-ottobre, perché no? Però è un profumo che ti puoi dare anche la sera, se vai a mangiare una pizza con gli amici, non vuoi disturbare, perché è un profumo che si sente, ma ti dà questo senso di elegante, di pulito, ma non è un profumo che a qualcuno può dare fastidio, perché è molto discreto, ma non vuol dire che non si sente, non vuol dire che non dura, vuol dire che è un profumo discreto, che dopo un po' si sente questo profumo delicato, che ti chiedono, è un profumo buonissimo perché sa di buono, però no, è un profumo da chia. Qui troviamo accordi vanigliati, fioriti, agrumati, rosa, dolce, fresco, con fiori gialli, speziato fresco, aromatico, talcato. È davvero un profumo molto, ma molto speciale, secondo me, se vogliamo. Un profumo anche materno, che secondo me, se non me lo regalano per Natale, ve lo possono regalare per la festa della donna, per la festa della mamma, perché è un profumo, secondo me,
molto materno, ma anche a una sorella, un'amica per i 18 anni, per la laurea. Lo vedo molto ingenuo, molto delicato, molto bello, da un bellissimo regalo. Troviamo in testa sempre il bergamotto e questa nota di mandorla amara con un cuore di peoni, aghila, anghilan, e poi troviamo nel fondo la vaniglia e la cumarina. È un profumo magico, se vogliamo, magico. Qui non ho parlato di persistenza, di sillage, ma si parla di queste due, una persistenza e un sillage. Se non ve lavate per una settimana, ce l'avete per una settimana, fidatevi. Non che io abbia provato, ma sapendo ho provato, mi sono data dei punti che dopo non ho voluto lavarmi e ce l'avevo ancora, 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 perché le ho messe alla prova, sono delle bombe. Poi è l'ultimo, non è l'ultimo, fa vedere, no, non è l'ultimo, ma non per importanza, è questo di Prada, è Prada Paradox, ma questo è quello intense. Anche qui troviamo fiori bianchi, troviamo agrumato, troviamo dolce, ambrato, un profumo fruttato, talcato, muschiato, fresco, e qui troviamo un sacco di note, adoro, un sacco di note, troviamo pera, troviamo fiori d'arancio, troviamo essenze di neroli, troviamo vaniglia de Bourbon, muschio bianco, ambra, benzoino, troviamo tante note, tanta frutta, troviamo tangerino, bergamotto, quindi la parte agrumata è in partenza, ma dopo si va con questi fiori, neroli, essenza di neroli, fiori di arancio, tante note, che questo quello è quello secondo uscito, che mi piace moltissimo. Ha una nota che mi dà un po' di, non lo so che nota può essere, che trovo che non che mi dà fastidio, ma che se non c'era era meglio. Però l'insieme, quando l'ho indossato, ho visto che quando va a seccare nel suo seccato, va a la sua evoluzione, questa nota che trovo che mi dà più noia, non esce più, quindi viene fuori questo dolcino agrumato, fiorito, è davvero incantevole, è molto 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 bello. Poi per ultimo, ma non per importanza, è un altro che ho lasciato per ultimo di nicchia, che è l'ultimo ultimo uscito di questo brand, e di Teodoro Scalutinis, è l'ultimo ultimo, l'ho preso anche lui 20 giorni fa, appena era uscito, perché me l'aveva detto la ragazza che c'era un profumo che avevo ordinato e non c'era, era sold out, e lei mi disse, è appena uscito, ci è arrivato oggi, e Caramel Oud di Teodoro Scalutinis, e io non l'avevo fatto vedere perché stavo aspettando gli altri per fare un unico video. C'è chi si affretta per dare novità il primo, io no, io l'avevo lì e ho voluto aspettare perché volevo fare un video più ampio. E posso dire, questo è un profumo come tutti i profumi di Teodoro Scalutinis. L'unico pecca per me è che sono 50 ml, ma sono essenze, sono veramente, preferisco un 50 ml così, che mi basta due spruzzi, che di altri profumi che sono 100 ml, che sono profumi di nicchie, già anche quelli con un prezzo molto fattibile, e che secondo me hanno non hanno quella, quel top che hanno questi profumi qua. Qui troviamo caramello, dolce, speziato caldo, un po' metallico, cuoiato e la nota di tabacco. Qui troviamo che è un profumo davvero magico, bellissimo, bellissimo. Non so se è uno dei miei preferiti di loro, perché mi sta piacendo moltissimo. Caramello, zafferano e toffee in testa. E a questo lo dice lunga. Zafferano, caramello e toffee, legno di agar, quindi non ha testa, cuore e fondo, questo c'ha tutte le note mescolate che fanno sì che non c'è una testa, non c'è un cuore e non c'è un fondo, ma c'è un profumo che è tutto così, dalla sua partenza alla sua evoluzione, alla sua quando questo profumo è seccato nella nostra pelle, quando è
penetra la tua pelle, rimane sempre questo odore di caramello, di toffi, questo odore di zafferano e questo odore di legno da care. Si sente molto la nota di zafferano, ma mescolata in questa nota di oud, che è poco oud, perché questo oud, secondo me, è sopracoperto, sopraffatto di questa vaniglia, di questo caramello, di questo zafferano, di questo oud, perché qui la vaniglia non c'è dichiarata, ma per me si sente, perché questo caramello si sente che dà un po' di vanigliato, e io lo sento, lo sto amando. È bellissimo questo profumo, quindi è un bellissimo regalo anche questo, da poterci autoregalare o farci regalare per il Natale, perché no? Quindi con questa bellezza di Teodoro Scalotinis io ho finito. Questo è un unisex, una bocca secca. Ho finito questo video, vi ringrazio tanto 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 e vi mando un grande bacio e al prossimo video. Ciao!